Uno schiaffo alla morte di un ragazzo di soli 22 anni morto durante il terremoto dell'Aquila nella casa di via Gabriele D'Annunzio, l'ennesimo. Lì viveva da 4 anni come studente universitario, in affitto. Lui è Nicola Bianchi, morto il 6 aprile del 2009. A lui non è stato dato il concorso di colpa del 30% come altre sentenze shock della giudice Croci, ma addirittura, pensate, il 100% di colpa. Anche questo procedimento civile porta la firma della stessa giudice Monica Croci, che aveva stabilito, come si diceva, il concorso per morti avvenute in via Campo di Fossa. È una rivelazione shock quella che il papà Sergio Bianchi, presidente tra l'altro dell'AVUS, Associazione Vittime Universitarie Sisma, ha fatto negli studi di Rete 8 nel corso della trasmissione I Fatti e le Opinioni di ieri sera, condotta dal nostro direttore Carmine Perantuono. Dalle motivazioni, ha rivelato questo papà, che dopo 14 anni ancora non può avere giustizia, emerge che il comportamento di Nicola sarebbe stato incauto nel non uscire di casa. Lo schiaffo a me personalmente è stato ancora più grave, perché non l'ho reso pubblico, ma a Nicola è stato dato il 100% di colpa. In che senso? Sì, allora il giudice ha scritto nella sentenza che il comportamento del Bianchi è stato incauto. Di suo figlio? Sì, nel rimanere a casa. Ma non aveva un altro posto dove andare, non aveva una macchina. Forse in quel caso sarebbe stato opportuno una tenda montata dalla protezione civile come possibilità, ma sia per gli studenti che per gli aquilani. Il giudice si è basato su una presunta richiesta di controllo di questa casa, quale non è stata mai messo nero su bianco, e quindi dice: se c'era una richiesta di controllo, lui doveva pensare che la casa era pericolante e quindi doveva andare via. Ma la casa è di vostra proprietà? No, no, era in affitto a via Gabriele D'Annunzio. La verità dei fatti è questa qui. Il comportamento di Nicola è stato incauto. Di certo una sentenza che sarà impugnata, ma che lascia sconvolti e con l'amaro in bocca. Una notizia esclusiva di Rete 8, perché Sergio Bianchi finora non l'aveva resa pubblica. Peraltro, come Associazione Bianchi, ha di recente presentato Lettera dal Futuro, un corto scritto da Umberto Bracilli e realizzato dall'Associazione Aternum di Pescara con la regia di Pino Assorgi, che parla proprio degli ultimi giorni di Nicola e di altri amici. Il cortometraggio racconta delle rassicurazioni dell'istituzione e della certezza dei ragazzi di abitare in un appartamento in via D'Annunzio ritenuto sicuro e che invece venne giù come un panetto di burro avvicinato a un accendino. Un corto che, alla luce di quanto accaduto, fa ancora più male, peggio di un pugno nello stomaco.